Buonasera a tutti, grazie di essere qui con noi. Qui siamo alla tredicesima ormai replica di che cosa stiamo parlando. Sono Miro Cortini, sono in collegamento dalla Romagna, da Forlì, e questa sera ho due graditissimi ospiti con me per affrontare un tema abbastanza particolare, delicato, ma al quale tengo particolarmente perché secondo me è un tema che comunque tutti noi italiani, diciamo, ne abbiamo avuto a che fare, cioè il tema della fede e quindi della religione in quanto in senso lato e di un cammino di fede possibile o non possibile e di tutto quello che ci può essere attorno a questa tematica. Quindi, nel terzo millennio, con i dispositivi tecnologici, anche per dire, ecco, ieri sentivo la Santa Messa, così si dice, di Papa Francesco, e alla fine ha chiamato tutti i giovani, ha ricordato a tutti i giovani la giornata mondiale della gioventù che si svolgerà a Panama nel 2019, non mi ricordo il mese. E per essere presente, no, anche a livello tecnologico, scusate che mi hanno distratto un attimo, in diretta ha chiamato due ragazzi per iscriversi anche lui alla giornata mondiale tramite internet, come l'ha chiamato lui. E questa è una cosa che mi è sembrata carina, piacevole, insomma, ecco, come dire, anche la Chiesa in quanto istituzione deve avere a che fare con i nuovi linguaggi e quant'altro. Noi adesso qui iniziamo il dialogo e io preferisco, e anche per gentilezza, dare la parola ad Antonietta Valentini, che qui presento, che è un'amica e che come me si diletta a scrivere, ma a parte questo, che ha fatto in vita sua e in questo momento un cammino spirituale particolare del quale ci racconterà, che è legato a un movimento del quale noi non sappiamo tanto. Io ho qualcosa letto, Gianfranco, che è l'altra persona che abbiamo qui davanti, è un amico. Anche lui che scrive, è un uomo di cultura, che conosce la letteratura, è anche un editore di una casa editrice qui locale, ma a parte il locale è una casa editrice che si distingue a livello nazionale nell'ambito della poesia. Quindi, come potete capire, ci tengo particolarmente, insomma, alle persone in quanto tali, ma anche alla riuscita di questa trasmissione, che speriamo sia piacevole anche per chi ascolta, o comunque stimolante e interessante. Come sempre sono aperti i canali Facebook per poter intervenire nella nostra radio, abbiamo in regia sempre il fidato Ugo, e quindi chiederei cortesemente a Antonietta di presentarsi, dire due parole di sé, se vuole, e di illustrarci brevemente il movimento a cui lei fa riferimento quando si parla di fede, che è una cosa innovativa, nuova, perlomeno per me nuova, ma comunque insomma non è una cosa assodata nei secoli, diciamo, è una cosa recente, legata, so, a un filosofo e poeta che si chiama Marco Guzzi, e quindi niente, passo a te la parola, Antonietta, per introdurre un attimo le questioni. Poi dopo io leggerò una frase di Montale, di Eugenio Montale, che mi sembra adeguata. E poi lascio la parola anche a Gianfranco, che in questo senso ha portato e ci regala una lettura di una pagina che lui ha scritto. Poi la presenterà lui, diciamo, solo attorno a questo argomento. Quindi Antonietta, ti lascio la parola. Grazie, grazie Miro e buonasera anche a Gianfranco. Buonasera E anche a te. io sì, ringrazio per questo invito. La mia presentazione è molto breve, e a parte l'amicizia così con Miro e le chiacchierate lungo i corridoi dell'ufficio, a volte su temi così anche importanti, che però nonostante il tempo fosse breve, poi si riesce sempre
toccare delle corde che ci stanno a cuore. Io non ho un curriculum particolarmente significativo, ho una laurea in scienze politiche, una passione per la sociologia e ho scoperto la poesia da una decina d'anni in modo così un po' incidentale, all'interno di un mio percorso di ricerca personale di fede. Io sono credente cattolica da sempre, però con gli anni, con la maturità, diciamo attorno ai 40 anni, questa fede stava un po' stretta, nel senso che tante cose erano difficili da capire e da vivere. E in questo periodo così difficile io ho trovato casualmente su internet, cercando le parole meditazione e preghiera cristiana, così su Google, in maniera del tutto casuale, ho trovato questo sito. Questo sito di Marco Guzzi, questo poeta e filosofo italiano, che aveva avviato e avviato nel 1999 un esperimento, prima su scala locale a Roma, di gruppi di liberazione interiore e trasformazione del mondo, che sono già due definizioni molto importanti. Gruppi di lavoro, persone che si mettono in ricerca per cambiare se stessi, per migliorarsi, in un'ottica che è quella della spiritualità cristiana, però con un linguaggio a mio avviso sorprendente, perché pur essendo pienamente dentro la tradizione cattolica, c'è una sinergia fortissima con i temi più attuali della filosofia, della psicologia e della spiritualità. E questo percorso, nato a Roma, quindi piccoli gruppi che si trovano periodicamente per fare un lavoro, poi nel 2010 è stato deciso di tentare l'esperimento della via telematica, cioè estenderli e farli diventare gruppi fisico-telematici, quindi con possibilità di seguirli su siti, blog ovviamente riservati, protetti, da chiunque in Italia e ora anche dal mondo. E infatti nel 2010 io inizio questo percorso che ho terminato proprio l'anno scorso perché la durata è di 7 anni ed è un percorso di riscoperta della fede cristiana. In due parole, si tratta, la novità a mio avviso è proprio quella di coniugare in maniera molto profonda e molto personale un livello filosofico-culturale di lettura dei tempi. Tu mi hai messo come titolo Fede e devozione nel terzo millennio. Se parliamo di fede oggi, noi dobbiamo capire quali sono le specificità del terzo millennio. Non è un periodo storico come tutti gli altri. E questo è un primo livello. Poi c'è un livello psicologico. Il XX secolo ci ha regalato una grandissima fioritura per quanto riguarda la psicologia, le conoscenze sull'essere umano, su come è fatto. E tutto questo c'entra molto con la fede e con la conoscenza di sé, che è indispensabile per poter poi decidere di credere a qualcosa. Il terzo livello è un livello più propriamente spirituale, che parte però da uno svuotamento e alleggerimento mentale attraverso tecniche di meditazione e di derivazione anche orientale. Ecco, questi tre livelli combinati assieme in un percorso che dura 7 anni, graduale, piacevole, anche divertente a tratti, impegnativo. E io posso dire che grazie a questo percorso ho riscoperto la fede come qualcosa di molto serio e molto vivo. Ecco. Non so se. Bene, mi sembra già che hai messo molta carne al fuoco, hai detto tante cose importanti. Scusa se ti ho interrotto, volevi terminare, Antonietta, volevi dire qualcosa, ma non è che devi dire tutto adesso, No, no, comunque, no. No, l'unica cosa che eventualmente aggiungo proprio così per inquadrare meglio, sì, questo percorso in cui io credo profondamente è che qualsiasi scelta di fede, che può essere quella cristiana, ma anche un altro tipo di scelta religiosa o anche non religiosa, deve avere come terreno una solida base umana, lavorata, capita, ammorbidita.
altrimenti si rischia di fare delle cose non volute e comunque non sempre di andare in direzioni che non sono quelle migliori, ecco, diciamo così, ecco, solo questo. Bene, bene. Io accolgo tutto questo po' di roba, e ovviamente con grandissima deferenza e con molta, molta attenzione. Non mi sento assolutamente di aggiungere né di, voglio dire, né comunque di sviscerare o analizzare, perché tu in fondo hai fatto una presentazione di un percorso e quindi in quanto tale ha la sua compiutezza in sé, secondo me. Io adesso passerei la parola a Gianfranco Fabbri, che ricordo è questo amico che è qui con me, tra l'altro. Abbiamo Antonietta collegata con appunto Skype, tutto rimbalza in quel di Modena dove abbiamo il nostro carissimo Ugo e poi spalmato in 11 web radio di cui consta il network, il piccolo nostro network di Radio Science. Ma piccolo, ma che crescerà, diventerà grande, non ci crediamo tanto. E quindi questo mattoncino anche nella crescita della radio lo stiamo facendo ora. E quindi ecco, in questo senso io passo la parola rispetto a quello che ha detto Antonietta, così, ma che chiaramente diventa difficile insomma parlarci sopra o comunque fare una disamina, perché è una presentazione. Diciamo, Antonietta l'ha dichiarato in quanto la sua predisposizione alla fede e il fatto che la fede è con lei. Gianfranco ci dirà la sua esperienza rispetto a queste tematiche. Quindi le lascio la parola a Gianfranco Fabbri che è qui con me. Buonasera, scusate la voce un po' corrusca così, per l'influenza, ma io ho apprezzato molto quello che Antonietta ha detto fino adesso, anche se sono su un fronte più, seguo nessuna dirittura, nessuna, non ho organizzato la mia ricerca. Nel sentire la fede e nel gestirla oggi in questi anni veramente difficili, dove anche la Chiesa sta provando, dopo secoli diremmo, sta trovando dei problemi ardui che ne vedono prosciugata gran parte della fede stessa e dell'entusiasmo nei confronti di essa. Ma io sono di educazione cattolica, sono cresciuto come quasi tutti gli italiani con un padre molto devoto, insomma, avevamo l'obbligo di seguire le funzioni, la messa e tutto quanto. Poi, e qui credo che l'insistenza, la preparazione della scuola, quale essa sia stata, oppure la lettura di libri, semmai un po' disordinata ma sempre intensa, ha portato ad una nuova condizione, che è quella che non viene assolutamente a scalfire ciò che potrebbe definirsi come la teoria della fede o delle fedi. Io adesso al presente mi dico che se anche quella dei sacri testi, l'Antico e il Nuovo Testamento, fosse una favola, sarebbe una favola geniale perché all'uomo fornisce un codice di educazione spirituale. Cioè io non mi chiedo più se Cristo è una figura storica, anche se nella mia scrittura c'è questo rovello, vorrei leggervi un pezzo dopo vicino a questa tematica. Dico, potrebbero essere tutte novelle, ai dogmi, sì, sono un po' renitente, però dopo dico, mettiamoci anche queste, perché
ciò che insegnano le sacre scritture, al di là che l'abbiano scritte uomini geniali, che sia un'opera letteraria di grandissimo valore, dando non per scontato che sia tutta un'opera di fantasia, rimane un grande insegnamento per l'essere umano. E quindi, se non altro, in questo senso, anche se uno non crede in Dio o in un Dio, ha un tracciato utile da seguire per essere una buona persona, e questo è fondamentale. Della fede rimane questo in me, anche se poi emotivamente io ho una simpatia per la Madonna, la prego, perché mi viene dall'infanzia, è entrata un po' artificialmente nel mio DNA attraverso gli insegnamenti del padre più che altro. E quindi mi interrogo io sulla supposta esistenza di Cristo, e spererei che fosse tanto esistito, perché è una figura alla quale dovremmo dare ascolto e dovremmo da essa imparare. Mi chiedo quanto essere umano c'era in Cristo. Dov'era il seme di Dio che è entrato nel corpo della Sacra Madre? E se questa è stata un utero in affitto, oppure ha concorso anche lei? Cioè, la mette sul biologico. I miei dubbi adesso, e vi prego di non credere che siano scandalose queste parole, perché i miei dubbi adesso in questo periodo virano verso una spiegazione biologica. Io amerei tanto sapere se è esistito Cristo com'era, ma aveva mal di testa, era soggetto a depressioni, il suo fegato come funzionava, e poi la caratura erotica di un uomo che ha conquistato tutti, uomini e donne, religiosi e religiose, anche con il suo rivestimento fisico. E io qui, questo è un romanzo in costruzione, affronto questo argomento per una maniera molto dialogante, anche semplice, e questo paragrafetto dice, è un monologo che un amico dice a chi gli è vicino, a un altro amico: ti ricordi di quando parlammo di Cristo, delle sue soluzioni figurative? Dicemmo allora della portata erotica dell'argomento, il suo corpo, i piedi in particolar modo. Sì, è vero, prendemmo come modello la figura dell'uomo sassone, biondo, con gli occhi azzurri e di altezza considerevole, sapendo di sbagliare, ma ancora intesterditi che una tale icone servisse a tirar fuori una finezza fisica oltre che spirituale. Sbagliando, ripeto, dicevamo dei piedi scarni, ossuti, lunghi, nodosi e quasi rettili, piedi che avrebbero parlato ai sassi, piedi umili, eppure solidali e imperiosi. E poi la magrezza estrema, il gravare del corpo sulla croce, come a seguire una curvatura quasi femminea. Le costole, ben disegnate, puntavano verso l'esterno, donando al ventre un incasso interno particolarmente marcato, costole esili come l'umiltà che sarebbe poi stata di Francesco. Dunque le cosce, fuori ordinanza rispetto al corpo minuto, cosce sode e tornite
come gli eroi della Grecia antica. E poi la carnagione, tesa, maschile e nervosa, irrorata di sudore trofico. Quel giorno dicemmo che Cristo era stato il paradigma dei canoni estetici, un modello che sarebbe piaciuto a donne e uomini, a tutto il genere umano. Nonostante il Messia fosse prossimo alla morte, la sua immagine appariva come un trionfo della vita, il sangue, schizzato dai chiodi e dalla lancia, era come la generosità del cibo, tanto che uno dei sacramenti della religione che ne seguì fu quello dell'Eucaristia, una sorta di meraviglioso ingravidamento che cancellava i peccati dell'uomo. Direi che qui siamo andati in un sentiero ancora più profondo, perlomeno essendo una lettura, chiaramente ci sono ancora più immagini, più cose, più elementi. Ovviamente qui non stiamo facendo né un ping pong, assolutamente no. Io adesso cerco di non di farne fila perché voglio dire non ce n'è bisogno né di trarre conclusioni assolutamente, perché questo è un discorso assolutamente aperto, è semplicemente una impressione, una modalità che noi stiamo dando ai nostri ascoltatori per ripensare queste cose, ripensare questa tematica. Abbiamo davanti un momento che per il cattolicesimo è molto importante, il giorno dopo Carnevale, quindi mercoledì, è il giorno dell'imposizione delle ceneri. È un momento, secondo me, che io, nella mia esperienza, che anche la mia è molto, abbastanza simile nei primi anni di vita a quella di Gianfranco, cioè anch'io, io fino a 17 anni ho frequentato lo scautismo, quindi innamorato di questa modalità educativa. Ma devo dire che rispetto all'unica cosa che mi scocciava, insomma, era andare alla messa. Vabbè, questo è quanto mi è rimasto e adesso cerco di alleggerire un po' la cosa. E Antonietta gliel'ho già raccontato, forse anche a Gianfranco, però lo diciamo anche ai nostri ascoltatori e riporto una frase che è vera, è reale, che ha detto il grande Indro Montanelli, il grande giornalista, quando gli hanno chiesto, ma lei il suo rapporto con la fede, come lo vede? Sapendo che lui insomma, è tendenzialmente agnostico, dice, la fede io non ce l'ho, non lo so perché, chiedetelo a lui. Ecco, questa è un po' una battuta, però la battuta fino a un certo punto, insomma, fino a un certo punto. Poi un'altra cosa che mi piace ricordare, così mi dichiaro, insomma, non voglio abbandonare Antonietta, alla quale voglio molto bene e che non ha bisogno di essere abbandonata niente da nessuno perché ha la fede con sé, quindi è molto più ricca di noi e non lo dico sorridendo, ma insomma, io sono convinto che avere fede, io invidio chi ha fede, lo dichiaro apertamente, invidio chi ha fede perché so benissimo che è un percorso irto e difficile, a mia sorella che lo ha fatto, lo fa, tuttora nella mia città ha fondato assieme all'LVA, che è un movimento missionario laico, è andato a fare del bene in Africa e ha portato il commercio ecosolidale qui nella mia città. Lei essendo anche caposala, insomma, infermiera, comunque, quindi ha fatto del bene, cioè, insomma, quindi ecco lei per dire a questo percorso lo continua a portare avanti, ma anche altri miei fratelli. Io ho fatto un percorso dello scautismo, poi dopo c'è stata una svolta nella mia vita che mi ha portato a ripensare alcune cose e appunto anche alcuni testi che per me come per Gianfranco forse mi hanno fatto sorgere dei dubbi, insomma, ma poi anche un'esperienza di vita che adesso non posso raccontare, è molto particolare, insomma il nostro gruppo scout è stato chiuso e al nostro posto è stato messo un gruppo di comune liberazione e insomma questa cosa qui a me è un po'. Mi ha infastidito moltissimo, devo dire, perché mi ha portato via una parte di futuro, mi ha portato via la mia adolescenza, i miei sogni.
e quindi dopo per risport io sono andato con la sinistra extraparlamentare per un breve periodo, però questo è successo. E questo, vabbè, non è colpa nessuno, era il periodo storico, era il periodo degli anni 70, qui parliamo di chi vi parla ha 58 anni, quindi. E quindi questo è. E mi piace ricordare questo fatto che andavo alle riunioni sul catechismo, insomma sulla liturgia che faceva questo frate Cappuccino, molto bravo, fra l'altro molto umano, molto una bravissima persona, però io avevo già delle altre tendenze, già leggevo il dizionario filosofico di Voltaire, mi portai il dizionario filosofico lì e lui lo guardava come fosse, non so, la coda del diavolo, cos'è questa roba? Ecco, insomma, e invece, ecco, io rispetto alla fede della religione voglio ricordare una figura, non mi ricordo adesso il nome, ma mi aiutate voi sicuramente, del vescovo di Milano, che faceva i corsi per anche il Cardinal Martini, Cardinal Martini. esattamente. Esattamente, che io lo sentii anche a Forlì, e mi sembrava una persona di una grande moralità, grande profondità umana e anche teologica, direi, se posso permettermi. Insomma, assolutamente, che questa scuola, questa esperienza di questa scuola che lui faceva aperta agli agnostici, agli atei. Ecco, questo secondo me è un dialogo che va fatto. E un po' è il senso di questa trasmissione. Abbiamo fatto qualche piccolo passo, piccoli granelli, però se c'è una risposta positiva, lo vedrà Ugo dalle nostre micro statistiche, purtroppo noi non abbiamo il podcast per poter verificare quanta gente è in contatto con noi. Io ho fatto un po' di battage, tra gli amici così. Speriamo che ci sia un po' di risposte e vediamo, sicuramente possiamo approfondire o tematizzare meglio questo discorso qua. Antonietta, ti lascio te la parola a questo punto, Sì, se vuoi dire grazie. qualcosa, Sì, ovviamente. volentieri. Ho ascoltato con emozione quel bellissimo brano letto e scritto da Gianfranco, assolutamente molto forte, molto bello. E così dico solo due cose come mie impressioni dopo questa lettura. E la prima, così, una considerazione sull'argomento del testo, cioè la fisicità di Cristo, quindi la sua esistenza fisica, terrena. E la cosa che mi viene da dire è che noi ce lo dimentichiamo, ma noi siamo dei corpi prima di tutto, ce ne dimentichiamo perché l'ambiente in cui viviamo, cioè, ci porta sempre spesso a razionalizzare, a idealizzare, anche nella fede molto spesso. Non si tiene conto che la persona entra in una chiesa, ma prima di tutto è un corpo con i suoi problemi, la sua fisicità, le sue fatiche. E questa dimensione qui non si può mai bypassare. Perché se pensiamo alla fede solo a qualcosa di razionale, che si ferma alla testa, al cervello, anche solo alla volontà, siamo fuori strada. La fede deve essere qualcosa che coinvolge l'interezza della persona e l'interezza parte sempre dal corpo. E Gesù comunque parlava, toccava, guariva, piangeva, gridava, quindi era assolutamente dai testi, dai Vangeli che leggiamo. Molto logico, sì. E poi io scusa se ti interrompo, cara Prego. amica, ma credo che questa curiosità sul corpo di Cristo, anche delle sue funzioni fisiologiche, fisiche, sia da parte dell'uomo non solo un'ammirazione di un canone di estetica, di bellezza che noi abbiamo imposto, più o meno arbitrariamente, perché poi altre voci dicono che Cristo era piccolino, che non era nato in dicembre, ma probabilmente che era nato a luglio della loro stagione. Non ha importanza. La curiosità di sapere l'uomo Gesù Cristo, della famiglia di Giuda, com'era la morfologia sua. E quindi è un pochino dimenticare la nota divina a cui noi ricorriamo sempre. È un po' la curiosità dell'uomo
nell'Antico Testamento quando si dice l'uomo tentò di costruire la torre di Babele e arrivò fino a un certo piano perché voleva conoscere il Dio e temo che in quell'occasione fosse conoscere la struttura divina e si sa che il divino si nasconde sempre. Il Dio, l'essenza, quando sul Sinai È mistero, Dio mistero. dette le tavole, le 10 tavole a Mosè, lo invitò a nascondersi dietro delle fronde perché la sua vista lo avrebbe potuto ucciderlo. Questo è un altro percorso, vedere com'era come uomo. Come fratello, quindi abbiamo bisogno di corporizzare Gesù Cristo per sentirlo più simile a noi. Ecco, il mio testo si concentrava su questa differente mira rispetto a quelli che costruirono, se la costruirono, la Torre di Babele. Sì, Netta? sono due movimenti antitetici che comunque si compensano a vicenda, credo. Uno slancio verso l'invisibile, quello che è verso l'alto, e d'altra parte invece una necessità, un bisogno. E noi siamo fatti così, attaccati alla terra. Quindi la coniugazione di questi elementi è probabilmente. Secondo me, la novità, almeno nella mia esperienza, la novità di questa figura storica e non solo, che ci ha detto delle cose che poi alla fine riguardano noi, perché se quello che è scritto nei Vangeli non riguarda me e la mia vita adesso, sinceramente, a me non interessa molto, mi deve in qualche modo coinvolgere, completamente. E Io l'ultima dico cosa una. che. Sì, prego. No, scusami, ti ho interrotto. Dimmi, dimmi. No, no, l'ultima cosa che volevo dire sul discorso della fede, non vorrei aver dato l'impressione che la fede fosse una cosa che si acquisisce una volta per tutti. Io, la fede la intendo e un po' anche come frutto di questo percorso che ho fatto e sto facendo, non come una cosa monolitica, è uno stato dell'essere umano, di qualsiasi persona, che si perde continuamente e che va ricercato continuamente. Uno stato quasi fisico, che coinvolge appunto la mente, la volontà e anche la corporeità della persona. La corporeità è essenziale perché noi al 99% delle discussioni o delle analisi più o meno fotografiche di Gesù Cristo, noi mettiamo sempre in primo piano l'entità divina che ci intimorisce. Abbiamo già suo padre, nostro padre, il Dio che apparì sul Sinai, che ci incute un sacro terrore, un giusto terrore, non so. Quindi Cristo deve essere un alleato, un mitigatore di certe soluzioni un po' terribili che il Dio di Abramo. Da, basti pensare ad Abramo, cosa gli fece passare, e poi tutta in una pochade teatrale, tu devi, Cos'è una pochade? è una pochade, una commedia, è proprio che gli fece abbassare la lama sul collo del figlio e lo arrestò quando la lama era tangente alla carne. Questa si può chiamare crudeltà? Io direi anche di sì, ma il Dio di Abramo, che poi è il Dio degli ebrei, di noi cattolici, romani, cristiani, tutti, e anche dei musulmani, è un Dio esigente, ma crudele anche, caratterialmente, se posso dire.
Quindi a maggior ragione ci serve la figura del suo figlio, e qui devo ringraziare il padre che ha avuto l'umiltà di dire: questa volta una mia rappresentazione, una mia proiezione la faccio nascere uomo, perché l'uomo ha bisogno di sentire Gesù Cristo, non un altro Dio semmai abbastanza severo e terribile, altrimenti ci sgorga fuori come in un film dell'orrore, mi si scusi il termine, ma deve essere il fratello Gesù Cristo, uomo come noi che va a espletare le sue funzioni fisiologiche, che ha mal di fegato, bisogna sentirlo anche così, perché deve essere un mediatore tra il Dio intoccabile, che non si può vedere, altrimenti moriamo, e un uomo semmai splendido nella sua forma fisica, che ci bacia, ci benedice e ci dà il battesimo. Bene, adesso intervengo io. Non perché voglio, stiamo terminando la trasmissione, ovviamente diritto di replica ad Antonietta, però nel frattempo io vorrei un attimino alleggerire queste cose così profonde che ci sta dicendo Gianfranco, che ci ha introdotto Antonietta e che ha dato la sua visione, la sua versione, la sua visione, giustamente. Ecco, io vorrei un attimino alleggerire, ricordando sempre, lo faccio nelle mie trasmissioni, mi scusate perché adesso voi che siete qui ospiti non lo sapete, ma con Ugo giochiamo sempre, facciamo dei riferimenti cinematografici. Allora mi è venuto in mente, mentre parlava Gianfranco, Jesus Christ Superstar, e questa figura mitica, insomma, cioè addirittura Gesù che diventa un idolo rock, bellissima questa cosa qui, no? Questo gioco, ma è un gioco mercantile. Perdonami se sì? Ti interrompo e chiedo scusa se intervengo a gamba tesa. Sì. Dimmi. Un'altra, mi ha fatto venire in mente un altro film, Sister Act, con Whoopi Goldberg. No, ma mi piace perché sono film, per quanto leggeri, che comunque toccano delle tematiche abbastanza profonde. Dimmi. No, ho voluto appunto solo anche, come dire, intervenire su questo ricordo di questo titolo. Film. Sister Act. Oddio, non lo conosco, non l'ho visto, mi dispiace. Con Whoopi Goldberg, è un po' datato effettivamente. Un percorso cinematografico importantissimo lo ha fatto un russo che nasce ortodosso e diventa cattolico, Andrei Tarkovsky, che con film come Nostalgia, ma anche Stalker, ma anche Andrei Rublev, che l'ho visto da poco, che è un film impossibile, nel senso di un 3 ore e 40 in bianco e nero, che è la storia di questo pittore di icone russe che dalla provincia ucraina viene chiamata Mosca, ed è tutta la sua storia, e ogni immagine è un quadro, non a caso me l'hanno consigliato amici pittori, è bellissimo, insomma, questo percorso, ecco, andate, se volete andare a vedere, è una cosa molto bella, particolare, di Tonino Guerra che incontra Andrei Tarkovsky giovane e fanno questo viaggio in Italia, nella nostra bella Italia, dove vanno a scoprire cose, tesori italiani, e c'è questo scambio, no? Tonino Guerra, laico, però interessato a una moglie russa, Tonino Guerra, attraverso di lei è arrivato da Andrei Tarkovsky giovane, che si interroga e fa questo percorso molto particolare, molto, molto personale e anche difficile nella sua Russia, da ortodosso della grande madre Russia, della religione russa, appunto, nel cattolicesimo italiano, un grandissimo della cinematografia che ha scritto pagine indelebili. Bene, detto questo, mi viene in mente un'altra cosa, sempre legata appunto alle icone, alle immagini, ed è legato a quel che raccontava Gianfranco sui piedi di Gesù Cristo. Io sono andato, per mia fortuna ho visitato il Prado di Madrid, che è un museo molto importante, il terzo al mondo, quello dopo il Louvre e quello di San Pietroburgo, che non mi ricordo come si chiama,
l'Ermitage, non a caso, francese, parola francese, dicevamo appunto prima, la Russia però che ha tanta Francia nella cultura. Bene, ecco, non mi ricordo l'autore, che è importantissimo, comunque un contemporaneo di Velázquez, passatemi. Questo passare non mi viene, non è il greco, è un altro ancora, ma è importantissimo, adesso mi sfugge il nome, che io, almeno io per primo, ho visto che ha dipinto la crocifissione di Gesù Cristo come era nella realtà. Attenzione, quindi proprio parliamo di fisicità, cioè non le immagini che abbiamo in casa dei crocifissi, c'è cioè Gesù Cristo con i piedi incrociati e con un chiodo. Non è così, perché nella realtà Gesù Cristo aveva, ovviamente, perché si sarebbe smembrato immediatamente dalle braccia, essendo crocifisso, aveva due piedi, anche nel film di Mel Gibson mi pare sia così, ma nella Passione di Cristo non mi ricordo. Comunque lui nel 500 ha dipinto come era il Cristo, come era la crocifissione vera, cioè era appoggiato su due pezzi di legno e aveva due chiodi distinti. Non unico, perché con un unico si sarebbe smembrato, esatto, le mani, insomma, ecco. Questa è una piccola cosa, però ecco, tutto il percorso dell'iconografia legata alla figura di Gesù, io lo chiamo Gesù di Nazareth, scusate, ma per me è un grandissimo profeta, il più grande di tutti, per me rimane Gesù di Betlemme, un fuggiasco, Gesù di Nazareth, una persona che ha a livello di moralità ha da insegnare e da trasmettere cose per sempre, nei secoli dei secoli appunto, però come uomo, come grandissimo uomo. E per questo lo rispetto e ne ho una grandissima considerazione. E questo, ecco, con questo io finisco il mio intervento e lascio, come ha iniziato Antonietta, mi sembra bello lasciare a una signora la conclusione di questa piccola trasmissione. Grazie Antonietta. Grazie per la parola. Io niente, aggiungo solamente una cosa sull'associazione Darsi Pace che, sebbene nata da poco più di 10 anni, ha già su internet una serie di canali molto frequentati, molto oltre le aspettative. E sono un sito internet, appunto col nome di Darsi Pace, un canale YouTube con oltre 200 video e anche una pagina Facebook con oltre 10.000 persone che la seguono. E se volete, potrei leggervi brevemente un post che Marco Guzzi, il poeta e filosofo Marco Guzzi, ha scritto sulla pagina Facebook appunto di Darsi Pace, che è stata usata per un anno come un esperimento di una comunicazione diversa attraverso i social network, un tipo di comunicazione non bellica, non sempre oppositiva, ma cercando di far veicolare dei contenuti alti, ma allo stesso tempo assolutamente accessibili a tutti. E questo breve post si intitola Senza rete. Le tradizioni spirituali sfumano in questo tramonto. Molte chiacchiere religiose, molte chiacchiere laiche, molte chiacchiere. Credo sempre più soltanto al contatto personale. Un cuore fremente passa il suo fervore a un altro cuore, capace di ricevere. Contagio iniziatico, contagio che salva. Di fede in fede, senza rete, senza sovrastrutture. Senza paramenti, senza teatranti, la nudità dello spirito e della verità dinanzi alla propria morte e a quella vita che chiamiamo Dio. Questo è il programma per la fine dei tempi e per l'inizio di una eterna gioia già da ora. Marco Guzzi. Molto molto bene, direi che queste sono le parole giuste per dare conclusione al nostro piccolo percorso. Io ringrazio infinitamente intanto
nostro amico Ugo che è in regia, che ci ha supportato e ci ha guidato. Ringrazio per primo Gianfranco Fabri che l'ho qui davanti a me e che gentilmente è venuto a trovarmi a casa, e per me è stato un piacere, e che ha contribuito con il suo modo di affrontare queste tematiche, che secondo me è molto profonda e degna assolutamente di considerazione, come lo è assolutamente il percorso e l'esperienza di Antonietta Valentini, che ci ha concluso con le parole di questo Marco Guzzi, questo signore che ho sentito anche in radio pochi giorni fa, ed è molto attivo, molto, molto convinto di questo suo progetto, un suo progetto comunicativo importante, e quindi abbiamo anche i riferimenti, abbiamo messo molta carne al fuoco. Adesso è anche ora ormai di cena, e quindi a proposito di corporeità si muove qualcosa e io e Gianfranco andremo a prenderci un aperitivo. E con questo, signori, grazie di aver contribuito a Gianfranco e ad Antonietta ancora, grazie a Ugo, concludiamo questa trasmissione, e se ci saranno delle risposte positive come numeriche o qualcuno che magari ce lo scrive sulla pagina Facebook rispetto a quello che hanno detto questi generosi e intelligenti ospiti, io con questo vi saluto, vi ringrazio e vi do l'appuntamento fra 15 giorni. Questa è la trasmissione di che cosa stiamo parlando. Questa è Radio Science, 11 radio web collegate, e niente, lascio la parola a Ugo per la conclusione definitiva, e grazie ancora, ciao Antonietta, ci vediamo presto purtroppo perché lavoriamo nello stesso ambiente di lavoro. Gianfranco, ci sentiamo spesso perché ci fa piacere sentirci. D'accordo. Grazie a tutti e buona serata. Mi accodo ai Buona serata a saluti. Buona tutti. Buonasera. serata. Mi accodo anche ai saluti. Ringrazio i tuoi ospiti, Miro, e ringrazio anche te, ovviamente. E ovviamente con te ci risentiremo fra 2 settimane. E adesso lascio alla programmazione di Radio Science. Buonasera ancora.